Dalle scuole elementari all'università, un esercito di giovani continua a crescere e a impegnarsi nella divulgazione delle meraviglie spesso nascoste del nostro territorio. Sono 463 gli apprendisti ciceroni della provincia di Pesaro Urbino impegnatisi nelle giornate di apertura straordinaria proposto ogni anno dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, che oggi ha premiato in prefettura giovani di ogni età in rappresentanza di 24 scuole che hanno beneficiato di una duplice occasione: approfondire la conoscenza dei beni che li circonda e intraprendere un percorso formativo rivolto alla capacità di divulgarli. Quindi questi giovani sono coloro che un domani prenderanno in carico il nostro patrimonio d'arte e natura e dovranno anche loro difenderlo in qualche modo, valorizzarlo, farlo conoscere. Il progetto Apprendisti Ciceroni naturalmente ha anche questo come scopo, oltre quello di appassionarli appunto, di far conoscere, di far sentire la loro responsabilità anche oggi, fin d'oggi, fin da così giovani, nel raccontare tutto questo a persone anche molto più grandi di loro, che in genere sono quelli che insegnano, invece questa volta sono, in questa occasione, sono i ciceroni che raccontano agli adulti. Ho fatto il FAI da 3 anni ormai, quindi da quando faccio la terza superiore, e nelle varie ville dei dintorni, quindi siamo stati a Villa Miralfiore, a Villa Severi, insomma, quindi nei dintorni di Pesaro. E quest'anno faccio il 5º anno, quindi forse l'ultima, ma forse continuerò come volontario FAI. Chissà, è una strada possibile. A Lamoli per presentare agli abitanti del luogo l'abbazia benedettina di Lamoli, perché è bello parlare fin da bambini agli altri di cose che abbiamo nei nostri luoghi. E a me comunque piace molto anche il Parco Miralfiore, che ci hanno appunto spiegato che noi avremmo presentato quello, e quindi mi sono appunto offerta per questa esperienza, che secondo me sarebbe stata molto educativa, e appunto è stato molto bello per me, e che mi ha appunto aiutato anche a conoscere meglio il mio territorio. Hanno saputo rappresentare e raccontare tutti i nostri monumenti più importanti. Io ne ho visti alcuni, tipo nella chiesetta nel nome di Dio, ma anche in prefettura abbiamo acquisito un sacco di informazioni che prima non sapevamo. Quindi ragazzi bravissimi, ma bravi soprattutto quelli dell'organizzazione del FAI e anche i docenti che li hanno preparati. Quindi ben vengano queste giornate. Tra l'altro noi abbiamo avuto qui delle file lunghissime fuori dalla prefettura che volevano entrare, sono entrati. Hanno potuto ammirare questo patrimonio bellissimo che è il nostro Palazzo Ducale.